A Museo anni 80 è cambiata perché c'è stato l'avvento dell'elettronica, quindi i primi ampionatori, i primi sintetizzatori, che erano anche quelli figli di vecchie cose, tipo i Moog, i primi Moog, questi strumenti grossi, un appartamento, milioni, miliardi di cavi, non avevano i potenziometri che tu potevi regolare, o gli slider che alzavi e abbassavi, diciamo, le frequenze, ma avevano questi cavetti tipo vecchie centraline telefoniche degli alberghi, quindi mettevi un cavetto, lo levavi da là, lo mettevi di là, cambiava, diciamo, il disegno dell'onda e quindi mischiato ad altre onde sonore creava un suono particolare. E c'era questo personaggio qui che lavorava con i Moog, si chiamava il Guardiano del Faro, il Guardiano del Faro, che la suonava con questo mega Moog, che poi non era il più grande Moog esistente, però era questo strumentone incredibile, faceva tutti questi suoni tutti particolari, l'onda quadra, l'onda tonda, no? Dei suoni. E da lì poi dopo è venuta fuori, si è scoperta questa fantastica frequenza di 417, mi pare, Hertz, che usavano i Pink Floyd per fare le loro canzoni, ma questo poi ne parleremo un'altra volta. E quindi cosa è successo? Le prime batterie elettroniche, i primi sintetizzatori, i primi groove realizzati in maniera elettronica, una batteria importantissima era la Lin 9000, si chiamava la Lin 9000, con la quale abbiamo fatto il primo disco che ho fatto in vita mia, era Maccaroni Radio, insieme a un altro DJ fiorentino, e questo Maccaroni Radio era un disco, eccetto le voci, ovviamente fatto tutto con gli strumenti elettronici al 100%, ed era il 1982.